La fattoria Comote si dota di uno strumento particolarmente importante per la vita e per la salute, un DAE. Quanto è importante questa donazione? È diciamo il culmine di una serie di iniziative che abbiamo fatto durante questo anno per arrivare a, diciamo, ad avere in azienda, che poi metteremo a disposizione di quanti lo vorranno, questo defibrillatore. Essendo un'azienda agricola, una fattoria didattica ed avendo molti ospiti giovani in continuazione in visita durante tutto l'anno. E questo è il merito di aver raggiunto questo obiettivo, è dovuto anche alla collaborazione della Fondazione Mona Lisa. Questo è un ulteriore risultato di un grandissimo gioco di squadra, fatto da tante persone appartenenti a mondi diversi, a istituzioni diverse, che si uniscono con l'unico intento del benessere collettivo. Dove c'è comunità, dove si raggruppano tante persone, dobbiamo mettere in sicurezza. Non possiamo continuare a mettere insieme molte persone negli stadi, nelle palestre, nei supermercati e non mettere in sicurezza. La fattoria oggi fa una cosa importantissima, mette in sicurezza tutti i ragazzi che vengano a fare qui didattica e credo che sia un buon esempio per tutta la città. Assessore, l'azienda Comote è la prima fattoria didattica della provincia a ricevere un defibrillatore, un ulteriore riguardo verso la salute. Sì, un aspetto importante quello del defibrillatore, che è uno strumento particolarmente importante per la tutela della salute dei cittadini. Vorrei sottolineare anche l'aspetto riguardo la peculiarità della fattoria Comote, che proprio essendo anche fattoria didattica ospita anche le scuole, i giovani e le famiglie. Quindi uno strumento particolarmente significativo per garantire la massima tranquillità a questa struttura che dà proprio le massime garanzie.